Ciao, sono Daniele Dasselmatter e benvenuti ad una nuova Traino to Laugh Challenge. Episodio 24. Sotto una banana c'è un gatto. Ritorna finalmente dopo la pausa estiva uno degli appuntamenti più attesi su questo canale, quello in cui io vi dimostro che ho un cuore di pietra e riesco a non ridere praticamente a niente, che è allo stesso tempo un tentativo di farmi ridere con i video che mi segnalate voi sul mio subreddit che trovate nella descrizione di questo video. E perché mai dovreste segnalarmi dei video divertenti? Perché chi riuscirà a farmi ridere riceverà in regalo una maglietta California personalizzata. Possiamo partire? Certo che no! Qui sotto c'è un pollice da premere, premilo, così lascerai un like e lasciando il like, questa puntata magicamente partirà. Cioè, in realtà parte comunque. Però, che ti costa? Partiamo! Whiteys! Spero che lo vedrai. Lo sto vedendo, ma allora Dio esiste! Quando doni 10 euro ad una pornatrice e senti tua mamma nell'altra stanza dire grazie zucchina 92748 per i 10 euro. Non ci credo, sono un figlio di puttana! Mi madre un zoccolone, mi madre un zoccolone, mi madre un zoccolone. Partiamo bene. Quando Gesù Cristo robò non può essere considerata blasfemia. Già l'anteprima è spettacolare, Gesù Cristo Transformers non l'avevo mai visto. Non fa ridere per un c***o, ma questa cosa è fighissima, ora la voglio. Purtroppo su Amazon non c'è Gesù Cristo Transformers, però c'è la maglietta The Original Jesus Christ Transformers. Marco e basta. Si sarà reso conto poi? Di cosa? Di cosa? Quando ti quello brutto come la fame, ma che ha il conto in banca a 9 zeri. Guarda che fate. Dicevo spero che sia dentro. Però guarda, sono felice che sia venuto dentro e andiamo, va bene così, andiamo, prendiamocelo tutto. Un po' becerino questo. Scorre Johnny, questa è cattiva. Bene, ci piacciono le cose cattive. Le parole finali delle persone famose, parte 4. The final words from famous people, part 4. Stephen Hawking. Un po' me lo aspettavo. Scorre Johnny, nice trick. Non sono esploso a ridere perché è stato un trattamento troppo lungo per il video, ma dopo la scorreggio, quando è tornato con la faccia seria, mi ha quasi ribaltato. Guardatelo, ha una poker face fotonica. Simpatichino. Cicada Fresh. Ecco, immancabile Ciccio Gamer. Quando da bambino ti addormentavi sul divano e il giorno dopo ti ritrovavi nel letto. Che bei tempi. Ma perché ogni volta mi spona dove non ho salvato? Ma ve lo fa anche a voi Far Cry. Questo è carino. Michele 16, un po' di black humor, finalmente. Siamo al bar, no? Allora c'è questo qua che fa... Io quella volta sono andato in Africa. Ho sparato una gazzella. Che figo, ho cacciato una gazzella. Allora, io quella volta sono andato in Africa, ho ammazzato due leoni. Ah, c'è pure lo spoiler qua, Nusbari, è una barzelletta vecchia, vecchia. Lo so che adesso soffrirete quelli che non la conoscono perché diranno come va a finire. Beh, non ve la farò vedere. Sappiate solo che è una barzelletta tristissima. Vetro a spilli, ci provo. Vieni dall'Ucraina? Di qualcosa in ucraino. You are from Ukraine. Say something in Ukrainian. Nel cervello avevo un'aspettativa molto più alta. Samuele Pilo, bingo! Numero
Cioè, hanno detto veramente bingo dopo che il tizio si è schiantato. Dylan Ferrara. Se ha fatto ridere me, farà quantomeno sorridere te. Non ho capito la logica dietro questo ragionamento, ma vediamo. Questo video in particolare gioca sulla sottile linea di umorismo per boomer e umorismo millennial. È proprio lì in mezzo, non si riesce a definire. Potrebbe far ridere entrambe le generazioni. La generazione Z ci prenderà in giro per questi video, come noi prendiamo in giro i video dei boomer probabilmente. Comunque no, non mi fa neanche sorridere. Ray J. Jackson, ci prova anche il moderatore del subreddit. Video fatto da me, registrato con mezzi potenti. Ray J., nonostante tu sia moderatore, non avrò un occhio di riguardo per te, anzi sarò molto più severo. Sono 12 anni che mi tengo in caldo questa battuta. Non esiste il coniglietto di Pasqua, non esiste il topino dei dentini o la regina d'Inghilterra. È il mondo reale questo. Devi svegliarti! Complimenti, Ray. Mi viene da ridere perché probabilmente è il video più brutto che abbia visto dall'inizio delle Try Not to Laugh Challenge, ma tutte le puntate. Borto 115, fa ridere. Ah beh, se lo dici tu, Borto, sono qui nell'angolino in basso a destra. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un attacco, faremo un attacco un po' particolare. Perché io sono infermabile. Oh, che caga! Sinceramente no, non ci sto. Dammelo. Io sono Ciccio, chiamalo 89. Sono il capobranco dei miei paguri. Nonostante sia fatto male, dietro questo video c'è uno sbattimento assurdo. È una delle più grosse stronzate che abbia mai visto, ma è stato molto, molto bello. Simo Miss 96. Ciao Daniele! Ciao Simo! Oh, you're coming to big bubble. Oh, wow! Then she went like this. I want to try. Okay. Oh! Le cose erano due: o il bambino vomitava addosso alla tizia, o la tizia sputava il ciclesse. Gomma da masticare, ciclesse è troppo piemontese. La gomma da masticare in faccia al bambino. Simpatichino ma prevedibile. E siamo giunti agli ultimi 5 video per oggi. Liuco Mod. Avendo visto il tipo di humor nei video precedenti, cerco di farti ridere non usando un video di Ciccio. Sì, anche perché adesso non è che dovete segnalarmi solo video di Ciccio e vi fanno ridere solo i video di Ciccio. Bravo Liuco.
Dio, Madonna, Dio, allora, non è che mi fanno ridere le bestemmie, però in questa situazione è stata dura, è stata molto dura. Simo Miss 96. Scusa, se non fa ridere te dovrebbe far ridere me. Sì, un po' mi fa ridere effettivamente. Penultimo video per oggi, Zozo JPP. È la prima volta che posto qualcosa, magari ci riesco al primo tentativo. Buona fortuna. Fa ridere perché è vero. E anche per questa puntata al momento rimango imbattuto. Ma c'è l'ultimo video, cadrò alla fine? Scopriamolo. Saurus 845, beh, che dire. Spero di non ridere con questo video perché non voglio sentire le ondate di body shaming, body shaming. Vediamo di che morte dovremmo morire. Rivediamolo. Questa cosa è veramente geniale, ragazzi. È veramente geniale. Bene, amici miei, anche per oggi il mio primato di imbattibilità rimane imbattuto. È un primato di imbattibilità, d'altronde. Ma se tu pensi di avere il video che mi potrebbe far ridere nella prossima puntata, segnalamelo sul mio subreddit che troverai nella descrizione di questo video. Spero che vi siate divertiti, vi invito a lasciare un like a questa puntata, iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!